Sei curioso di conoscere qual è il mercato della liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas in Italia a seguito di un'indagine curata da ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente? Se sei curioso, questo è il video giusto che fa per te. Oggi analizzeremo questo studio tenuto dall'ARERA. Questo è il sito dell'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Qua in un allegato, poi vi faccio vedere, vedete qua, allegati è 20, 19 febbraio 2019. Questa indagine è 3.000, hanno intervistato 3.000 interviste a chi in famiglia si occupa dell'utenza elettrica e gas e del pagamento delle bollette. È stata fatta tra dicembre e gennaio del 2019 nell'area geografica del nord-ovest, del nord-est, del centro e del sud. E sono una decina di pagine, una dozzina di pagine. Perché vi voglio far vedere questa ricerca? Perché oltre molti di voi mi conoscono, io sono cintura nera di ADSL prima, fibra 100-200 mega prima e 1000 mega adesso. Io già da qualche anno mi occupo con Illumia di vendita di energia elettrica. Quindi voglio lanciare a tutti i miei clienti, anche dato che era previsto entro luglio 2020. La liberalizzazione del mercato è stata prorogata col decreto milleproroghe nel 2022. Ho scritto anche un mini ebook che potrete trovare su Amazon, in esclusiva su Amazon, ma che se mi chiedete, vediamo se lo trovo velocemente, se mi chiedete, basta scrivere qui su Amazon liberalizzazione energia elettrica, vediamo un po'. Eccolo qua, questo è il primo che trovate, il mio ebook. Costa 99 centesimi oppure gratis se avete Kindle Unlimited. Tutti quelli che ne faranno richiesta, scrivendo nei commenti, se mi fornite la vostra mail, ve lo spedisco gratis. Potete estrarre gratis l'estratto, un paio di pagine, sempre su Amazon. Addirittura questo qua è vecchio, io l'ho scritto tanto tempo fa. Perché doveva succedere l'anno scorso, luglio del 2019, poi l'hanno prorogata a luglio 2020, l'hanno prorogata al 2022. Quindi io questo l'ho scritto già prima di luglio 2019. Se la volete acquistare, lo acquistate. A me mi arriva qualche centesimo, perché su 99 centesimi, cosa volete che si guadagni? Si guadagnerà 2-3 centesimi, Amazon ti riconosce. Tutti quelli mi fa piacere regalarvelo, tutti quelli che me lo chiedono ve lo regalerò io. L'hanno prorogato ancora e questa è un'indagine molto significativa che vi consiglio di seguire. Io so che io sono seguito molto dai ragazzini, dai ragazzi e dai bambini. Ragazzi, bambini, ditelo ai vostri genitori che Andrea Diesseloso, oltre a fibra, Melitta, Tiscali, Linkem, ha anche la corrente elettrica. Così come seguo tutti i miei clienti nella fibra, nella DSL, nelle disdette, nelle problematiche, seguirò anche voi con la corrente elettrica. Questa ricerca è molto interessante perché fa capire bene quali sono i motivi per cui non si cambia e per cui ancora in Italia 20 milioni di persone sono ancora nel mercato tutelato, quindi con Enel, Servizio Elettrico Nazionale, la bolletta nera dell'Enel. Ok, non quella colori è Enel Energia, quello è il mercato libero, è carissima in ogni caso anche quella là, se avete quella vi consiglio, quella è la più cara che c'è in assoluto in Italia, vi consiglio subito di contattarmi, di mettervi in contatto con me, perché vi faccio risparmiare circa una decina di euro, dipende dal vostro consumo energetico ovviamente, dipende se spendete 80 euro o 800 euro a bolletta, vi faccio risparmiare circa, diciamo una famiglia media, qualche 100 euro di risparmio all'anno, non al mese, all'anno, qualche decina di euro al mese, dipende dal vostro consumo.
perché se consumate 100 euro si risparmiano 5 euro a bolletta, se consumate 200-300 euro il guadagno, ovviamente il risparmio è superiore. Quindi, già da qualche anno io vendo il Lumia, tutti i miei amici, parenti, vicini qua di casa, vicini dell'attività, sono tutti con il Lumia. Ottima reputazione. Su questa ricerca hanno partecipato, il 21% avevano solo energia, il 31% avevano fornitori diversi, cioè avevano il gas da una parte e l'energia dall'altra, mentre il 47% aveva lo stesso fornitore per energia e gas, sempre su un totale di 3.000 famiglie, e incluso le risposte non sanno ricorda, come si fanno a ricordarsi non lo so. Allora, soddisfazione complessiva fornitore energia. Ecco la domanda, nel complesso quanto è soddisfatto del suo attuale fornitore di energia elettrica e di gas? Scala da 1 a 5, 1 per niente soddisfatto, 5 completamente soddisfatto. Allora, la percentuale che non lo sa è la grigia, è l'8%. La percentuale che è insoddisfatto è il 3% circa per tutti. Il neutrale, il giallo, è il 40%, e il verde, che è la percentuale più grande, è quella che sono soddisfatti. Questi hanno lo stesso fornitore di energia, questi hanno il fornitore di energia, fornitore di gas, stesso fornitore, diverso fornitore di energia, diverso fornitore di gas. Quindi, per la maggior parte, sono quasi tutti soddisfatti, la maggioranza è soddisfatta, ok? Il 46% sono soddisfatti del proprio fornitore attuale, che non sappiamo qual è. Soddisfazioni sugli indicatori di performance. La domanda è: quanto è soddisfatto dal suo attuale fornitore di energia elettrica e di gas relativamente a convenienza economica e di risparmio, puntualità e correttezza della bolletta, qualità e velocità dell'assistenza, completezza e chiarezza delle informazioni contenute nel sito? La maggior parte, come potete vedere qua, il 51% in verde, è contento, qua un po' sono neutri, diciamo, per la convenienza e il risparmio non si schierano. Qualità e velocità dell'assistenza, la maggior parte sono contenti, e la completezza e chiarezza delle informazioni nel sito, la maggior parte sono indecisi, non sanno rispondere, perché vi ricordo che il grigio non sa, quindi la maggior parte qua. In questo caso, la completezza e chiarezza, perché c'è molta ignoranza in materia. La gente non lo sa, non sa niente. La gente vede che la corrente elettrica è una commodity. Cosa vuol dire? La corrente elettrica è una commodity che chiunque te la fornisca è uguale, come l'acqua. Chiunque te la fornisca è come il gas è una commodity. La benzina è una commodity, i cereali sono una commodity, perché il grano è grano. Chiunque te lo fornisca, il ferro è una commodity, è ferro. Quindi non è che puoi stare lì a decidere che quella corrente è meglio di quell'altra, è uguale. Conoscenza del mercato tutelato. La domanda: lei sa che cos'è il servizio di maggior tutela per l'energia elettrica e per il gas? Può spiegare in cosa consiste? Lei sa quando il servizio di tutela non sarà più disponibile? Allora, il 23% conosce il termine tutela correttamente, il 37% non lo sa, la maggioranza non lo sa, il 3% si astiene, il 35%, quindi una piccola percentuale, in base all'Italia. Allora, la maggior parte lo sanno nel nord, quindi il nord batte il sud in base alla conoscenza corretta, sempre sul totale di 3.000 famiglie. La conoscenza corretta è stata definita considerando solo le risposte corrette relative al significato e termine del mercato tutelato, escludendo quindi le risposte non corrette e basta. Conoscenza del mercato libero, quindi il mercato tutelato, quello di prima, questo è il mercato libero. Come potete vedere, l'81% non sa conoscenza corretta del mercato libero, sa l'81% che esiste un mercato libero. Sempre il nord e il centro batte il sud. Grado di conoscenza mercato libero. Allora, quanto direbbe di conoscere il funzionamento e le opportunità del mercato libero dell'energia? Da 1 a 5 sempre.
Gli arancioni non conoscono, il giallo conoscono poco, il verde conoscono molto. Quindi in questo caso batte i non conoscono, sia al nord, al centro, al sud, all'ovest e nelle isole. Quindi maggior parte non conosce. Possibili effetti del cambio fornitore. Qua ci stiamo avvicinando a quello che è più interessante. Secondo lei, per cambiare fornitore di energia è necessario cambiare misuratore e contatore? Sì, il 3% che sbaglia, non sanno rispondere l'11%, la maggioranza risponde correttamente. Lei pensa che al momento del cambio di fornitori si potrebbero verificare interruzioni di energia elettrica? No, correttamente risposta. Il 7% dice sì, non lo sa, non può succedere niente, neanche se ne accorge. Non sanno risponde. Vediamo in base all'area geografica. Nord-ovest l'80%, il centro, il sud isole, più o meno le risposte sono simili, risponde giustamente. Mercato libero, informazioni e canali. Domanda: nel corso degli ultimi 3 mesi si è informato sul mercato libero o la liberalizzazione del mercato dell'energia? No, sì, non risponde. No, l'82%, sì, l'11%, 6 non risponde. Non ha risposto, non sapeva cosa dire. Quale canale ha utilizzato per raccogliere le informazioni sul mercato libero dell'energia? In internet. Guardando i miei video non c'è, guardando i video di ADSL Oslo non c'è. Conversazioni con parenti o amici 33%, televisione e radio 30%, le televisioni ne parlano, i programmi TV ne parlano. Call center 24%, magari sono stati chiamati. Si sono recati presso uffici, negozi, sportelli dei fornitori. Ne hanno visto in un giornale 13%, hanno ricevuto informativa via posta 6%, agenti porta a porta, mamma mia, non aprite mai, porta a porta, diffidate sempre, sono dei pirati. Di questi informativi che hanno ricevuto risposte via posta, 22 risposte, 50% pubblicità del proprio fornitore, 25% pubblicità di un fornitore diverso dal proprio, 15% comunicazione dell'autorità in bolletta. Non sanno, ricorda. Fonti informative. Domanda. Generalmente, come si informa sulle offerte di energia elettrica e gas disponibili nel mercato? Allora, il 31% tramite passaparola, consiglio di amici, conoscenti, parenti. Il 27% i fornitori mi contattano tramite call center, servizio clienti. Non accettate mai, andate sempre nel negozio sotto casa, mi raccomando, eh. Il 19% pubblicità, televisione, radio e stampa. 15% giusto? Presso sportelli, uffici, negozi dei fornitori, giusto? Fate sempre questo. L'8% mi contatta venditore, agente che viene a casa. Sbagliato, non accettate mai. Andate voi di negozio. Non sapete chi è chi vi viene a casa, eh? Può essere un più grande pirata del mondo. 5% contatti il fornitore tramite call center, servizio clienti. Questo potrebbe essere giusto perché contattate, sapete che state contattando Illumia. E non un call center situato in Albania e in Romania vi sta contattando, che poi magari vi richiama domani ai vostri dati e vi fa fare tutti i passaggi che voi non volete che siano fatti. Quindi state molto attenti. 5% in internet consultando i siti dei fornitori. Bene. Il 4% contatto io, venditore agente. Bene. Come se voi venisse da me, va bene. Il quasi 2% in internet consultando siti di confronto offerte. Bene. Poi lo vediamo, facciamo anche dei video, una serie di video pronti per questo argomento qua, video comparatori, alcune riviste specializzate, l'1,5%, non so quali sono le riviste specializzate, comunque mi informo, penso altro consumo, io ne ho, ve le farò vedere. Il 1,4% in internet su blog forum, probabilmente ha visto anche il mio post, lo 0,1% sul sito dell'autorità. Stand, banchetti, piazze, centri commerciali e altri luoghi e non si informa. Sito di confronto offerte, questo è importante. È legge questo qua, l'ha disposto l'ARERA. Generalmente come si informa sulle offerte di energia elettrica e gas disponibili nel mercato? E utilizza siti internet che permettono di confrontare le offerte tra i diversi fornitori? No, non consulta siti di confronto offerte. Sì, consulta i siti di confronto offerte. Tra questi 13% che hanno detto sì, il 51% dei 13, quindi circa il 6%, ha fatto delle ricerche su Facile. Il 28% di 13, quindi circa 3x3, 9, 3x1, 3, circa il 9%, no, il 4%, circa il 4% di tutto questo totale su Segugio.
Altro consumo è quello che vi ho detto prima. SOS tariffe, portale offerte dell'autorità, compara semplice, abbassa bollette.it, Supermoney, Energia Chiara, My Best, altri siti, non sa, non indica. La percentuale è un po' più o meno si sono uguali tra il sud e il centro e il nord. Conoscenze e tipologia di contratto. Nel mercato libero i fornitori possono offrire diverse tipologie di contratti per la luce del gas. Lei ne era a conoscenza prima d'ora? No e sì, luce, gas, offerte diverse. Quindi, vediamo un po' come posso leggere questo dato qua. Hanno cambiato fornitore l'83%, sì, con lo switch, quindi da un operatore all'altro, o hanno cambiato contratto il 77%. E qua c'è in base all'età. Comunque questo dato non lo capisco, lo saltiamo, non ho avuto modo di comprenderlo. Conoscente i componenti del costo della bolletta. Lei conosce le componenti del costo della bolletta? Sì, il 30%, no, il 71%. Secondo lei, qual è la percentuale, la quota della bolletta sulla quale i fornitori del mercato libero possono applicare uno sconto? Cioè, di quelli che hanno risposto quasi il 30% sì, la percentuale della... cioè, su 100 euro... Di 100 euro, quanto sconto possono applicare i fornitori del mercato libero? 20 euro fino al 20%, dal 21 al 45, 5, oltre 50 non so. Allora, l'importo giusto è il primo, fino al 20% circa. Questo, il dato 16,9 è sbagliato, il 20% circa. Voi potete risparmiare se avete una bolletta da 100 euro. No, scusate, sto sbagliando io, è il 50%. Voi potete risparmiare il 50%. Ok. Sul 50% di 100 euro, sbagliato io. Allora, voi potete guadagnare su circa il 50%, sono tasse, il 50% è costo dell'energia, anzi, anche un po' di meno il costo dell'energia su 100 euro. Sottoscrizione nuovo contratto di energia elettrica. Nei commenti scrivetemi tutte le vostre impressioni. Quante volte ha cambiato fornitore o ha sottoscritto un nuovo contratto negli ultimi 3 anni? Una volta l'80%, più di una volta non sa. Si ricorda quando ha sottoscritto il contratto attuale? Nel corso dell'ultimo anno il 30%, tra un anno e 3 anni fa il quasi il 50%, più di 3 anni fa non sa. Motivi di che non, per cui non avete fatto lo switch, per cui non avete cambiato da un operatore all'altro. Lei mi ha detto di non aver mai cambiato contratto fornitore di energia, per quale motivo non l'ha fatto? Mi trovo bene con il suo fornitore attuale, quasi il 60%, quindi questi che non hanno mai cambiato... per il 60% si trova bene con il fornitore attuale. 13% ho paura di avere esperienze negative con altri operatori, e questo è il coso più grave. Mi sono chiari i vantaggi del cambiare fornitore o contratto. Non ho certezza dei prezzi del mercato libero. Non ho certezza della qualità del servizio. Non ho fiducia nei fornitori del mercato libero. Non ho tempo per cercare offerte più convenienti. Trovo complicato scegliere un fornitore nel mercato libero, cercare informazioni chiare su altre offerte ed operatori. Non ho ancora deciso, sto valutando le offerte. Il processo di switching mi sembra lungo e complesso. Questo è un campione di 2080 rispondenti. Questo cosa ci sta a indicare? Che il 60% si trova bene, ma il 40% ha molti dubbi e molte paure. Motivi di non switch, valori parametrici in base al centro-sud isole, l'abbiamo già visto. Propensione a cambiare fornitore o contratto. Nei prossimi mesi pensa di cambiare fornitore o contratto, ma non ci pensa neanche, il 90% non ci pensa. Il 2% ci pensa solo per l'energia elettrica, il 6% ci pensa per tutti e due energia e gas, il quasi niente ci pensa per il cambiare per il gas, quindi non c'è una buona propensione a cambiare fornitore. Qui la ricerca è finita. Questo è il sito dell'ARERA, qua trovate un sacco di offerte, poi piano piano, ripeto, farò tante... L'ARERA si interessa di gas, acqua, energia elettrica, qua lo vediamo, piano piano esaminiamo tutto quanto. Questo è il mio ebook, chi me lo chiede glielo invio gratis. Questo è il mio sito. Questo è un blog, è un post molto interessante sul mio blog. Devi cambiare casa, quali sono tutte le pratiche burocratiche. Questo video è stato molto lungo.
scrivetemi nei commenti, cliccate mi piace su questo video, iscrivetevi al mio canale. Ciao da Andrea di Esseloso, ciao ciao!